Il Frosinone vola con la rete di Cicerelli, terza vittoria consecutiva per la squadra di Grosso e una sconfitta pesante per il Parma, soprattutto in chiave classifica, dove la squadra di Iachini rimane al 12° posto, lontana dalle zone playoff, mentre il Frosinone si porta a meno 3 dal secondo posto, a meno 4 dal Pisa, in attesa di vedere i risultati delle altre nella prossima giornata di campionato. Ma questo è un Frosinone che vince e convince, che trova sicuramente nelle qualità di palleggio, di gioco di squadra, la chiave vincente per battere un Parma che a livello di individualità, a mio modo di vedere, ha qualcosa in più rispetto ai ciociari, ma che oggi non è riuscito a esprimere un gioco continuo, affidandosi spesso alle accelerazioni di Mihaila, alla grande gestione a centrocampo del Mudo Vazquez assieme a Schiattarella e all'esperienza di Danilo in difesa, ma poi è mancata quello che è la trama di gioco, quello che ti permette poi di sorprendere l'avversario. Tanti scatti, tante azioni personali, ma poi il Frosinone, con una difesa solida come quella che è riuscita a costruire Grosso, è riuscito a concedere, sì, perché ricordiamo che Vazquez ha concesso a Ravaglia una traversa, quindi il brivido c'è stato, ma comunque il Frosinone ha arginato molti danni e non è facile perché il Parma, nonostante la situazione di classifica, ha delle grandi individualità. La differenza in questa partita la fanno soprattutto i cambi, perché l'autore del gol vittoria, Emanuele Cicerelli, subentrato, chi è riuscito a tenere molto bene il campo nel secondo tempo. Sicuramente possiamo menzionare Maiello per il Frosinone e Novakovic, entrato sempre nel secondo tempo, ha fatto un grande lavoro, ha avuto le sue occasioni. Canotto, tanto per citarne uno, quindi secondo me i cambi per i ciociari sono stati la chiave vincente, sia per l'ingresso di Cicerelli, sia per come poi sono riusciti a contenere molto bene gli assalti del Parma. Un Parma che può contare su una panchina molto lunga e su giovani che secondo me sono di grande prospettiva, però è mancato qualcosa, è mancata quella torre, quella giocata in più negli 11 metri, negli ultimi 20 metri della zona avversaria, dove serviva qualche giocata in più. Però ci sono delle cose positive, a cominciare da Som, che oggi ha fatto una grande partita per 60 minuti, dove in pressing ha spesso creato difficoltà nella fase di impostazione del Frosinone. E non solo, perché devo dire che Benezigiak, anche se ha dei limiti, sta mostrando dei miglioramenti. È una difesa che con Cobaut riesce a tener botta anche ad attacchi che pressano, attacchi molto veloci come quello del Frosinone, che con Garritano, che andava a sbagliare, ad avere una posizione intermedia, poi ad allargarsi sulle fasce, non era mai facile tenere il controllo della situazione, soprattutto con giocatori di una determinata qualità e brevi linee come quelli che ha il Frosinone, con Ciano, Garritano, vogliamo aggiungere Cicerelli, Bologa anche, che come mezzala oggi ha fatto un grande lavoro in fase di copertura con Schiattarella. Parliamo di un Frosinone che attualmente merita la zona playoff tramite un gioco che difficilmente si era visto nella gestione di Nesta. Grosso trova un risultato utile consecutivo importante, ma soprattutto trova grandi risposte anche dal neo arrivato Barisic, arrivato come difensore centrale. Oggi emergenza Terzini, a destra mancava Zampano, a sinistra Cotali, lo ha provato sulla fascia di sinistra, sulla destra si era piazzato Casasola. Beh, mentre Casasola ha spinto molto sul lato di destra, lui ha dato maggiore copertura, sì, ovviamente non ha dato quella grande spinta in fase offensiva, ma secondo me è stato molto preciso, ha rischiato poco in molte situazioni e come esordio non è stato affatto male, anzi ha fatto una signora partita. Ci sono delle certezze in questo Frosinone, da Matteo Ricci a Federico Gatti, anche alla solidità di Federico Ravaglia. Parliamo di giocatori ormai affermati che riescono a dare una certa solidità in questo sistema di gioco. Il Parma dall'altra parte sta ricostruendo una propria identità con Iachini, con questo 1-3-5-2 che grazie a Rispoli vede una squadra molto più solida anche sulle fasce, sul lato di destra. Infatti l'ex Palermo oggi è riuscito a contenere molto bene le avance del Frosinone, quindi è un Parma che ha delle ottime basi per poter risalire la classifica, una classifica quella di Serie B molto corta. Serve qualcosa in più in attacco, serve buttare più palloni, perché oggi forse è stato quello il fattore determinante. Il Frosinone andava lì nell'area di Buffon e spesso ha provato a trovare subito il vantaggio, prima con Zerbin, poi con Garritano pescato da Ciano, quindi forse è quello che è mancato al Parma, una maggiore qualità di palleggio e quantità di palleggio che poi ti portano a creare tante occasioni. Ma detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto, ditemi cosa ne pensate della partita, del cammino di queste due squadre da un organico molto importante. Quindi mi raccomando, commentate, io vi aspetto sempre qui su Adrial TV. Alla prossima.